Continua il momento no dell'Alma Juventus Fano, continua il momento no di mister Gad, che da quando è arrivato ha colto 6 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie, tra l'altro quelle prime 2 in classifica, e in molti si chiedono come abbia fatto. Anche il Mantova sbanca il Mancini e lo fa senza nessun problema, un 3-1 che non ammette repliche, e ancora una volta una formazione granata deficitaria in società, deficitaria in panchina e altrettanto deficitaria in campo. Soltanto i tifosi a questo punto restano l'unica componente, anche oggi, anche se pochi, hanno incitato dal primo all'ultimo la squadra, ma peccato che non vanno loro in campo. Ci sono tante cose da cambiare, ce ne sarebbero tante altre. In settimana doveva cambiare tutto, poi purtroppo non è cambiato nulla. Vedremo se questa sarà la settimana buona, sono stati messi fuori rosa dei giocatori, vedremo se anche qui la società ha fatto la scelta giusta. Fino a questo momento tanti, troppi gli errori di questa gestione. Risultato: il Fano ormai mestamente o quasi in Serie D, soltanto un miracolo potrà salvare la formazione granata. Andiamo comunque alla cronaca. Un primo tempo scarno, per vedere un'azione di cronaca dobbiamo aspettare il 14esimo, è Proia che batte un calcio di punizione, Berretti impegna Portesi, il tiro comunque è centrale, al 17esimo il Mantova riparte e trova il gol con Del Sante che buca l'incolpevole Proietti Gaffi, 11esimo gol per l'attaccante virgiliano in estate, cercato anche dall'ambiziosa Ancona in D, 21esimo del Core, debutto positivo per l'attaccante pugliese, forse l'unico a salvarsi nel Fano insieme a Trillini. Il tiro del Core è però a lato. Al 25esimo l'1-2 del Mantova si materializza con Pietri Biasi che vince un rimpallo, Romito e Merlisala sono al limite dell'inguardabilità e Pietri Biasi appunto da 2 passi fa 2-0 in maniera molto ma molto comoda. 29esimo Proietti Gaffi salva su Galassi in angolo su un calcio di punizione da sinistra. 33esimo si riaffaccia il Fano con Berretti che però non impensierisce Portesi che blocca il pallone. 41esimo cadò di Amaranti che libera sui piedi di Pietri Biasi che spreca calciando a lato. Il tempo si chiude con Del Sante che in contropiede serve Pietri Biasi che grazie a Proietti Gaffi sarebbe stato il 3-0. Secondo tempo Gadda dalla panchina prova a dare la scossa, fa entrare Marolda per Proia e l'attaccante lucano lo ripaga al 7° minuto con un gol dei suoi, lungo lancio dalle retrovie, il sinistro dell'attaccante lucano buca Portesi, gara aperta, sembrerebbe di sì visto che poi all'ottavo del Core dal limite sfiorava il pareggio, ma era un fuoco di paglia da cui era soltanto il Mantova che agevolmente controllava la partita. 13esimo Spinale dal limite impegnava Proietti, al 15esimo si riaffacciava ancora l'Alma con un angolo di Berretti, la testa di Marolda, palla a lato, il Mantova aveva praterie e Del Sante al 20esimo sprecava di testa con la parata del bravo Proietti. 23esimo entrava Allegretti per Evangelisti, anche oggi poco positiva la sua prestazione. Mantova ancora al 26esimo con una punizione di Cerone, palla a lato non di molto, e al 29esimo un calcio di punizione contestato dai Granata generava il gol di Galassi, una deviazione bucava Proietti Gaffi, la partita finiva, nel finale era Amaranti, 39esimo a scendere a sinistra, Del Core si girava bene ma calciava poi in curva. Al 44esimo usciva anche Urso per un lieve infortunio al suo posto Muratori, ancora una volta brutte le prove di Romito che davvero la gente si chiede e si domanda come abbia fatto ad essere ingaggiato, un giocatore ormai ai limiti della presentabilità e come lui davvero tanti tanti altri. Buono come detto il debutto di Del Core, buono anche il debutto di Trillini al Mancini che aveva comunque ben giocato ad Alessandria. Ora l'Alma è attesa da una gara molto importante in terra siciliana contro il Milazzo, gara fondamentale anche se dobbiamo dire che sarà molto molto difficile risalire la china.